Benvenuti sul sito del Quotidiano di Sicilia. Oggi parliamo di incompiute, cioè le opere pubbliche iniziate, la cui costruzione iniziata e mai completata. Beh, il quadro che ne esce ultimamente in Sicilia è veramente desolante, perché l'assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti sta eseguendo un monitoraggio i cui risultati sono un po' in ritardo, ma per colpa degli enti a cui è stato posto un quesito: quante incompiute avete nel vostro territorio? Ebbene, di oltre 500 enti interpellati, tra comuni che sono 390, ma anche le aziende ospedaliere, gli ACP e quant'altro, emerge che almeno ci sono 3 incompiute per ogni ente che ha risposto. Perché anche questo? Perché soltanto il 15% degli enti interpellati ha risposto a questo questionario dell'assessorato, e quindi soltanto il 15% del totale. C'è da presumere dunque che in Sicilia ci sia un numero piuttosto grande, forse il primo in Italia, di incompiute, oscillante fra oltre 1.000 e 1.500, il che significa miliardi di lire una volta e adesso di euro, milioni di euro che sono stati sprecati, dei veri e propri monumenti allo spreco. Pensate che solo a Giarre, che è un po' la capitale italiana dello spreco, delle incompiute in Italia, si contano tante di quelle opere per circa 23 milioni di opere mai completate. E di recente è stato anche girato un documentario che ha fatto un po' il giro d'Italia. Chi pagherà il conto? Beh, il conto alla fine lo pagano veramente pochissime persone, perché molte di queste opere risalgono a decenni fa, addirittura a 40-50 anni fa, se ci riferiamo ad alcune dighe mai completate, e quindi è un fardello che resta nelle tasche di noi cittadini, di tutti i contribuenti siciliani, e chissà di quante queste opere poi saranno veramente completate. Si parla, per esempio, nel prossimo giugno del completamento, finalmente, speriamo, dell'ospedale di Lentini. Chi ha percorso e chi percorre quotidianamente la Ragusa-Catania, ad esempio, ad un certo punto incontrerà questo grande ospedale che da anni sta lì, addirittura da un paio d'anni anche con le luci accese di sera e di notte, che ancora deve essere completato. Ci sono stati notevoli problemi, rescissione di contratti e quant'altro. Bene, per completare l'ospedale di Lentini servono ancora 14 milioni di euro. Si spera di realizzarlo entro il prossimo giugno. La costruzione risale addirittura alla metà degli anni 90. È solo un esempio di quegli sprechi che ci sono in lungo e largo della nostra Sicilia. QDS, Quotidiano di Sicilia, da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.